Mi ha fatto davvero piacere vedere che quei tifosi che post-Inter si erano, avevano già mandato tutti in vacca, no? Che non credevano già più in questa squadra, che non credevano già più in questo progetto, che diciamo si sono riuniti, no? Alla festa dopo questa bella vittoria contro il Bologna e soprattutto dopo la sconfitta del Milan contro l'Atalanta e il pareggio dell'Inter contro l'Udinese, a parte gli scherzi, ve l'ho già detto, ve lo continuerò a dire nelle prossime settimane. È un campionato lungo ed è un campionato strano questo qua, perché si gioca tantissimo, si gioca ogni 3 giorni, quindi è anche fisiologico che le squadre abbiano di fatto un calo. Ce l'ha avuto la Juve, ce l'ha avuto l'Inter, ce l'ha avuto il Milan per ultimo contro l'Atalanta, quindi l'importante è stare sul pezzo, stare uniti ed arrivare a marzo, aprile, che tu sei lassù. Che non significa essere per forza primi in classifica, perché noi ormai ci siamo abituati troppo bene ad essere sempre là sopra con tanto margine, no, a livello di punti. Ma tu devi essere a marzo, aprile là che te la giochi a 3-4 punti dalla vetta. È quello l'importante e la Juve lo sta facendo bene, quindi dobbiamo crederci tutti. Come sempre, prima di partire, lo sapete, OneFootball, link in descrizione, download completamente gratuito, sia per iOS che per Android. Tutte le statistiche delle partite, tutte le interviste per continuare a godere, no, di queste vittorie, ma anche per stare aggiornati col calciomercato, visto che abbiamo le ultime settimane, gli ultimi giorni. Mille mi piace per questo video, per continuare a sostenere questa serie. Mille mi piace se volete continuare a vedere degli episodi di Speedy Tactics. Io intanto vi chiedo di mettermi nei commenti quello che secondo voi è stato il migliore in campo, perché comunque è stata una bella partita, squadra pimpante anche dal punto di vista atletico e quindi ci potrebbero essere dei pareri diversi. Sono curioso di sapere quello che per voi appunto è stato il man of the match. Partiamo con l'analisi tattica. Come vi dicevo nel video di ieri, c'è tanta roba da dire, quindi mi raccomando, seguite e state attenti. Primo punto, immagino che voi abbiate sentito parlare, no, del calcio totale dell'Olanda del 74. Allora non sto per bestemmiare, non sto per dire che ieri si è vista quel tipo di calcio, quel tipo di stile di gioco, però per chi non lo sapesse è quello stile di gioco per cui nel momento in cui un giocatore, diciamo, si sposta e libera una certa zona di campo, ecco che questa viene immediatamente occupata da un proprio compagno. Ecco, ieri devo dire che in Juve Bologna questo si è visto tanto. Noi sappiamo, no, che Pirlo parla di gioco di posizioni, quindi diciamo è un concetto che si rifà al calcio totale di quell'Olanda, perché a lui non interessa tanto chi occupa una determinata posizione, a lui interessa che nel momento in cui questa posizione viene lasciata libera, allora ecco che c'è un compagno subito pronto ad occuparla. Ieri credo che si sia visto un po' questo concetto all'ennesima potenza. State vedendo in questo momento la lavagna tattica. E quando è che si è visto soprattutto? Beh, si è visto perché in alcuni momenti, ragazzi, c'erano Danilo e Bonucci a centrocampo con magari McKennie e Bentancur al loro posto in difesa. Oppure a un certo punto c'era Cristiano Ronaldo aperto, Kulusevski largo a destra e a fare le punte c'erano Bernardeschi e McKennie. E nella lavagna tattica che state vedendo è Bonucci che sfrutta, diciamo, i due movimenti a venire incontro, ad aprirsi di Arthur e di McKennie che vanno ad attirare quindi i propri marcatori. Questo di fatto crea un corridoio direttamente verso la punta e nel momento in cui Bonucci trova in questo caso Cristiano Ronaldo attraverso magari anche una palla alta, non è che lui sta lì fermo e aspetta l'appoggio di un altro, lui si propone e va a chiudere l'1-2, anche con la possibilità, una volta che riceve la palla, poi eventualmente di servire, per esempio, Cuadrado largo a destra. Si è visto 2 o 3 volte in Juve Bologna e non è un movimento scontato che si vede così di frequente durante le partite. Quindi, bel concetto di gioco, un concetto di gioco che vuole vedere Pirlo dalla propria squadra e quindi ben venga questo tipo di intraprendenza anche da parte dei giocatori. Il secondo punto, che probabilmente è quello che mi preme di più, è il pressing, perché ieri credo che sia stata la partita in cui il pressing sia venuto meglio nel corso dei 90 minuti. In un paio di azioni il Bologna è riuscito ad uscire comunque creando magari delle situazioni pericolose, ma per il resto della partita invece la Juve è stata più compatta del solito. Allora, parto facendovi vedere qual è la situazione sbagliata con cui generalmente la Juve gestisce, no, la sua fase di pressing.
Che qual è in questo caso il problema? Che nel momento in cui l'azione si sviluppa, diciamo, generalmente lungo la fascia, quindi in questo caso la fascia sinistra del Bologna, nel momento in cui quindi McKennie si alza sul portatore di palla per dare inizio al pressing, essendo quella fascia, diciamo, bloccata, qual è il movimento classico che fa la squadra che in quel momento è in possesso del pallone? La prima punta viene incontro per cercare di attirare magari il proprio difensore, l'esterno invece va ad occupare la sua posizione libera, quindi come state vedendo questo scambio di posizioni. La Juve cos'è che soffre? La Juve soffre, diciamo, lo scambio di marcatura, perché generalmente è Bonucci che rimane nella sua posizione di centrale di difesa e Cuadrado, quindi che deve andare a prendere la punta centrale che si recentra, ma che poi di fatto si va a trovare nella terra di nessuno, si va a trovare in mezzo a due giocatori, non sa se abbassarsi, non sa se alzarsi, e questo permette alle squadre di comunque riuscire ad impostare la propria azione trovando anche grandi praterie. Un altro errore che fa la Juve, e questa forse non è, come dire, una scelta tattica, ma più che altro un errore dovuto alla pigrizia di Cristiano Ronaldo, che sappiamo non muovere un dito in fase difensiva. Lui generalmente va ad attaccare uno dei centrali di difesa piuttosto che il mediano della squadra avversaria. Cioè Cristiano preferisce, diciamo, impostarsi già su un eventuale passaggio, retropassaggio del terzino al portiere, in modo tale da poter andare poi sul portiere ad attaccare, quindi andare ad attaccare sempre in avanti. Ma in questo modo, come state vedendo, ci sono appunto tre errori in questa fase, che sono la posizione di Bonucci, quella di Cuadrado e quella di Cristiano. Perché, come vedete, cerchiato in giallo, ci sono due giocatori, ossia il mediano e la punta centrale, che di fatto possono ricevere il pallone indisturbati, andando quindi ad eludere proprio il pressing della Juve. Oggi che cosa si è visto? In questa situazione, innanzitutto c'è Cristiano che invece che andare sul centrale va sul mediano. E allora in questo caso vedete già che il portatore di palla è più ingabbiato. Per quanto riguarda la punta centrale, quella rimane di competenza di Bonucci. È Bonucci quindi che si prende la responsabilità, perché ci vuole coraggio, ad andare ad attaccare al culo il proprio attaccante di competenza fino alla metà campo, quindi lasciandosi dietro tantissimo campo, e questo comunque è pericoloso, ma questo campo, questo spazio lo va ad occupare Cuadrado, che di fatto va a prendere praticamente la posizione di centrale difensivo, ovviamente con un occhio di riguardo all'esterno di sinistra che nel frattempo si era alzato. Quindi una differenza sostanziale. Ripeto, prima di tutto Cristiano che si abbassa, ma questo, come dicevo prima, probabilmente il suo errore non era tanto un errore, ma era dovuto alla sua pigrizia, ecco, mentre oggi si vede che è stato più sollecitato da Pirlo a ricoprire questo compito. Invece, per quanto riguarda la fase il reparto difensivo, quella è proprio una scelta tattica diversa, cioè Bonucci che segue l'attaccante fino alla metà campo, addirittura nel secondo tempo si è visto anche oltre la propria metà campo, con Cuadrado invece che si abbassa e che va a coprire il suo ruolo. Quindi anche questo molto bello, molto interessante. Ho deciso quindi di mostrarvelo perché a mio avviso è stata una scelta comunque, come dire, determinante. Adesso cercheremo di capire, cerco anche io di capire se nelle prossime partite riproporrà questo concetto di gioco. Terzo punto, la chiave tattica rivelata dallo stesso Pirlo, motivo per cui Morata finisce in panchina, Kulusevski fa per la seconda partita consecutiva il gregario di Cristiano Ronaldo. Cioè attirare i difensori di competenza del Bologna, perché loro tendono a giocare uno contro uno in difesa. Ma qual è l'obiettivo di attirare il difensore? Questo ve l'avevo anche già detto. L'obiettivo di attirare il proprio marcatore, di farlo uscire dalla propria area di competenza, è quello di creare uno spazio. E chi meglio di Weston McKennie nell'andare ad occupare con un movimento senza palla questo spazio? Ma questo crea un duplice vantaggio, una duplice situazione, perché nel caso in cui il taglio di McKennie venisse seguito dal terzino sinistro dell'avversario, in questo caso del Bologna, cosa che probabilmente accadrà, a meno che il terzino non sia particolarmente distratto, ecco che si crea un secondo spazio, ossia l'intera fascia destra che può andare ad attaccare con la solita qualità e la solita puntualità qua un Cuadrado. Il quarto punto, sapete che io lo dedico alle cose un pochino negative. Oggi a livello tattico di negativo non è che ci sia stato tanto, e quindi di negativo dico il poco cinismo, la poca cattiveria sottoporta, tante scelte sbagliate, non te lo puoi permettere. Fra un mesetto in Champions non ti potrai permettere tutta questa baldoria, no, là davanti, senza poi chiudere la partita, anche perché il Bologna, primo quarto d'ora del secondo tempo, era veramente
lì lì dal fare l'1-1, quindi molto bravi a crearsi le situazioni. Poi però bisogna avere la giusta cattiveria, anche perché quello che mi ha fatto venire nervoso è che oggi non ci sono stati tanti errori tecnici, ma proprio errori di scelta, cioè scelta nella giocata da fare, soprattutto da parte di Kulusevski, bravissimo nello smarcarsi fra le linee. Questo qua è veramente il suo ruolo, poter spaziare nella zona di tre quarti, bravissimo anche in Supercoppa contro Napoli, poi però riceve la palla, è sempre indeciso, non sa se puntare l'uomo e calciare, non sa se puntare l'uomo e scaricare, non sa se giocare a due tocchi, non sa se passarla a Cristiano o a Bernardeschi. È fondamentale che Kulusevski impari a gestire anche queste situazioni, perché è davvero bravo a farsi trovare tra le linee e può diventare davvero un giocatore letale, quindi serve maggiore cattiveria. 3 milioni in campo. Ce ne sarebbero 4-5 da premiare, escludo Cuadrado perché credo che un paio di scelte le abbia sbagliate, in un paio di occasioni secondo me doveva servire Cristiano, ma non perché Cristiano, ma perché obiettivamente se la passava Cristiano probabilmente era gol, perché Cristiano era messo meglio di lui, una volta nel primo tempo quando Cuadrado la spara in curva, una volta nel secondo in cui Cuadrado tira praticamente del vertice dell'area, che bastava fare un passaggio alto, neanche un cross, un passaggio alto per Cristiano sul secondo. Comunque Metto invece Arthur, se lo merita, gol fortunato, è vero, però si vede la differenza in campo con questo giocatore. Questo qua, ragazzi, si porta a spasso gli avversari a palla al piede. Questo qua si riporta a spasso, c'ha la colla. Anche lui in bambola totale nel primo quarto d'ora del secondo tempo, però un po' tutta la squadra, diciamo, ha reagito così, quindi lo salviamo. La cosa che mi piace è che con Arthur in campo Bentancur è un po' meno vincolato alla fase di possesso, di impostazione, può concentrarsi di più sulla fase difensiva, che fa veramente da Dio, questo lo devo riconoscere, quindi una accoppiata secondo me complementare che mi piace. Contornata con McKennie, giocatore di inserimento, questo qua credo che sia veramente senza ombra di dubbio il centrocampo titolare, ma lo diciamo da tempo, non è... sono questi tre qua, anche perché, apro una parentesi, Rabiot, due ingressi in campo davvero importanti, sia ieri che in Supercoppa contro il Napoli, un giocatore dominante fisicamente che gli ultimi 20 minuti può davvero dare una grossa mano, quindi speriamo che Pirlo possa dare continuità anche a questo schieramento iniziale. Secondo migliore in campo, Giorgione Chiellini, ne ho parlato nel video di ieri, Una sola parola, dettagli. Chiellini non dà niente per scontato, Giorgio non dà niente per scontato. È sempre attento nelle marcature preventive, ragazzi, questo qua è veramente un professore, come disse Mourinho. Cioè non dà nulla per scontato e questo aiuta la squadra sempre a mantenere il baricentro bello alto e proprio a non dare nemmeno, come dire, stimoli alla squadra avversaria, gli va proprio ad uccidere sul nascere, no? Quindi davvero un recupero troppo importante sia dal punto di vista caratteriale della squadra, ma anche dal punto di vista tecnico e tattico. Migliore in campo Weston McKennie, chiunque sia stato, ieri nei commenti mi avete detto che è stato Pirlo, no, a indicarlo a Paratici alla dirigenza, insomma chiunque sia stato, veramente chapeau, perché quando è arrivato ci autoprendevamo per il culo noi tifosi della Juve, no? Dicevamo sì, ma chi è questo qua? C'è la gente che spende 50 milioni, noi andiamo a prendere un centrocampista da 2 milioni. Beh, alla faccia, cioè varrà probabilmente già 20 volte tanto questo giocatore, cioè una crescita esponenziale, un giocatore per il quale non ci sono parole al momento, perché fa tutto benissimo. Speriamo non sia un fuoco di paglia, mi viene da dire, e speriamo che possa continuare su questa strada. Bella partita, bella vittoria che dà morale a tutti, dà entusiasmo a tutti, ve l'ho detto, il percorso è lungo, godiamocela, perché questa squadra a tratti davvero dà l'idea di essere irresistibile.